e la fondazione di Bagno hanno deciso di realizzare in questo mese di settembre-ottobre, con questo scampolo di novembre, un ciclo che è durato oltre un mese, che abbiamo potuto realizzare per la collaborazione di una serie di interlocutori, a cominciare da Renato Camune, che ci ha dato l'ispirazione scientifica del progetto, all'Università di Bari, che qui saluto nella persona del direttore del Dipartimento, Giuseppe Muro, che credo questa sera inauguri formalmente, ufficialmente il suo nuovo incarico. Ringrazio il comune di Molfetta che ci ha dato la sua adesione, i nostri amici dell'Associazione degli insegnanti che si occupa molto da molti anni di tenere viva la memoria di Gaetano, ma ancora soprattutto la qualità di insegnamento di Gaetano Salvemini, e ringrazio tutti i relatori che si sono avvicendati da quando abbiamo inaugurato il corso fino agli autorevolissimi interlocutori che sono qui questa sera. Ringrazio Ernesto Gianni della Roccia, ringrazio Alessandro Leocardi. Annuncio purtroppo l'assenza di Goffredo Fofi perché un'influenza lo ha trattenuto, insomma, questo purtroppo con questo non riusciamo a fare la sua assicurazione, per il resto riusciamo a farcela, con questo non ci riusciamo. Che cosa io posso dire a conclusione di questo ciclo, oltre a ringraziare tutti? Lo consideriamo molto importante quello che è stato fatto, molto importante. Ciascuna delle conversazioni che si sono avvicendate sono state di altissimo livello. È nostra intenzione, come avevamo detto già dall'inizio, non lasciar cadere i risultati di questi incontri. Lo faremo, se ci sarà data la possibilità, attraverso la pubblicazione degli atti, ma lo faremo sicuramente pubblicando le registrazioni di ogni singolo incontro nel canale YouTube di cui la Fondazione di Bagno è titolare, per cui fra non molti giorni, appena tecnicamente saranno realizzati, insomma, tutto quello che va fatto, questi incontri saranno in rete. Il giorno in cui abbiamo avviato questi incontri, una autorevolissima docente di storia della nostra università mi disse: sì, fate bene, avete fatto bene. Qui apro una parentesi e la chiudo perché riferisco gli spazi, perché in effetti in questi anni si è parlato troppo di Antonio Gramsci, ma insomma lo dico così, e assai poco di Gaetano Salvemini. Io prendo per buona naturalmente la seconda affermazione, nel senso che constato che in effetti forse in tutti questi anni una maggiore attenzione a Gaetano Salvemini avrebbe dovuto e si sarebbe potuta dedicare. Ecco, questo è il compito che noi ci siamo assunti quest'anno in occasione del 60° anniversario. Io ricordo che noi ci occupavamo alla Fondazione di Bagno, ci occupavamo di Salvemini 10 anni fa, ai 50 anni, facendo una magnifica giornata, molto conosciuta, molto interessante, nella sala della Luigia, abbiamo pubblicato gli atti, una relazione molto interessante, da quella di Carlo Lacaita a Milan Assiso, professori, lo stesso, insomma, professori anche della nostra università. Ecco, da allora non ce ne siamo occupati e io faccio ammenda, non abbiamo fatto bene, avremmo dovuto proseguire, non circoscrivere il nostro interesse verso queste grandi figure soltanto agli anniversari. Ecco, personalmente comincerà da quest'anno un ciclo
annuale. Noi dedicheremo ogni anno una giornata al pensiero di Gaetano Salvini. Lo faremo mantenendo sempre la nostra collaborazione con gli amici di Molfetta, probabilmente potenziando ancora di più, se possibile, la iniziativa che loro molto positivamente svolgono nella loro città, per cose che gli studenti sul pensiero sant'Emiliano, forse si potrà addirittura ampliare su un territorio più vasto, su un territorio perlomeno regionale, questa iniziativa. Insomma, da quest'anno noi ci occuperemo di Gaetano Salvini. Entra e tratta a far parte ormai organicamente dei programmi della Fondazione di Bagni, e siccome ci accade da un po' di anni, cercheremo di non disattendere gli impegni che riusciamo a prendere. Ecco, con questo voglio ringraziare ancora tutti gli intervenuti, voglio ringraziare molto ancora una volta per il maestro Carlo di Roggio, Alessandro, Alessandro è di casa, con noi è di casa, voglio ringraziare il direttore del dipartimento, e con ciò possiamo dare inizio al nostro lavoro. Grazie. Anch'io inizio questo pomeriggio di riflessione portando il saluto di tutto il magnifico lettore, visto che pochi minuti fa è passato a salutare personalmente il professor Dario La Loggia, tutti noi pregati proprio il suo saluto. Il lettore è impegnato a fare lezione, un lettore che fa lezione, sempre, in questi anni sempre mantenuto questa sua, non ha chiesto mai risolvere, quindi questo fastidio, il primo momento in cui svolge il suo compito istituzionale primario dell'università, poi il consiglio di amministrazione. Innanzitutto proprio il saluto del dottore. C'è anche il saluto del dipartimento, quello mio personale, sono contento, diceva la nostra vera, anche in prima uscita pubblica con il direttore del dipartimento di scienze politiche, ho assunto questo incarico il 1 novembre, con la liturgia universitaria, che contiene questa vecchia scansione dell'anno accademico, non più attualissimo, questi semestri così, però le cariche sono ancora scadute nella vecchia scansione temporale da novembre a novembre. Ringrazio il professor Gaetano La Loggia, la Fondazione, vi ringrazio perché ci danno un'occasione di riflessione, di approfondimento culturale. Vedete, qui ci sono purtroppo pochi studenti, adesso vi parlerò un attimo, e molti di quelli che l'università forse hanno fatto alcuni anni fa, come certamente oggi noi abbiamo una università che è piena, è presa nel vortice burocratico per quello che riguarda noi, ma soprattutto un vortice incredibile anche per gli studenti, in cui c'è forse un team di lezioni, esami, soldi, scambio per semestri, con tempi sempre più ristretti e con necessità di accumulare crediti, CFU, come si dice. E questo lascia poco spazio a loro, ma anche a noi, per avere momenti di approfondimento, di riflessione che vanno al di là della manualistica. E quindi il supporto esterno, l'apporto esterno, vuol dire in questo senso, per me è molto prezioso, perché aiuta noi, aiuta gli studenti, quelli che in qualche maniera sfruttano questa occasione a provare ad allacciarsi ad una tradizione universitaria, quello dell'apprendimento, non solo uso dei manuali. Noi proviamo a supportare questa attività, a incoraggiare queste iniziative attraverso la concessione dei crediti, come si dice, che è un modo un po' per aiutare gli studenti a partecipare a queste cose. Quando noi eravamo ragazzi, giovani, frequentavamo l'università, l'apporto esterno era dato dalla circolazione di docenti. Io sono stato studente qui, sono stato a Catania, abbiamo avuto, io studio di filosofia all'Università di Bari, avevamo docenti che erano già in
importanti, io sono insieme a Pedro, io, lo scambio era uno scambio all'interno del circuito accademico, dei corsi ordinari. Oggi questo scambio accademico per tanti motivi adesso è bloccato, è fermo, siamo ingessati. E questo scambio avviene attraverso questi momenti, se volete, per certi versi estemporanei, che però ci mettono in contatto con la riflessione, con la ricerca, con l'approfondimento culturale italiano e straniero, all'estero. Quindi per questo questi momenti sono importanti, non sono secondari per la crescita culturale della nostra università. E credo che noi come Dipartimento dell'Università dobbiamo trovare un modo per valorizzare di più questi momenti, per dare la maggiore espressione, anche per aiutare i nostri ragazzi, i nostri studenti, a comprendere di più l'importanza di questi questi approfondimenti. In fondo, oggi c'è tutta una riflessione sull'università, dell'università di base, così. Come pensare, io qualche volta prendo qualche minuto approfittando dell'assenza di fede. Provate sopra, sì, no, ma la smetto subito. Provate a pensare, sì. Normale, Sant'Anna, cosa fanno di più rispetto all'università, tra virgolette, ordinaria? In fondo gli studenti di queste istituzioni così prestigiose seguono i corsi ordinari nell'università di Pisa e di Firenze e poi nell'ambito delle scuole normali superiori approfondiscono alcuni temi. Questo è di più, è questo che dà il, tra virgolette, l'etichetta di scuole di eccellenza, di scuole. Questa cosa si può fare nell'università ordinaria, si può fare accompagnando i corsi ordinari, i corsi di approfondimento, di specializzazione. Questa è una riflessione alla quale tutti quanti siamo chiamati a porre maggiore attenzione. Poi sono particolarmente contento, grato anche che questo primo ciclo esterno è sulla riflessione che ho portato avanti in queste settimane sull'opera di Gaetano Salvemini. Sono contento perché, per motivi anche così miei, di ricerca personale, negli anni scorsi, adesso un po' di meno, ho fatto un po' di studi, un po' di ricerca sul tema, sempre un tema quasi inevitabile, uno scopo da pagare, no? I meridionali studiano su. E quindi, diciamo, mi è capitato di un pensiero di Salvemini, di altri meridionalisti democratici. Credo che sia importante questa riflessione. Poi mi piace particolarmente il taglio che voi avete dato, soprattutto il taglio di quest'ultimo incontro, perché in qualche maniera toglie questi maestri dalla naftalina, dalla riflessione puramente storiografica. Perché quando mi ha molto colpito il titolo che avete dato a questo incontro, no? Cioè, togliamo una caratteristica del pensiero, ma anche della figura, dell'opera politica di Salvemini, la togliamo da quel momento e lo facciamo diventare una tipologia, avrebbe detto Max Weber, un tipo ideale del modo come si è intellettuali e come si è intellettuali facendo politica. Ed è questo tipo dell'intransigenza. Anche chiedendo a due intransigenti di confrontarsi, no, originariamente con l'opera di Salvemini. Penso che questo sia un modo, ripeto, per attualizzare questi maestri, per attualizzare questo pensiero, per confrontarsi sulla possibilità oggi non soltanto di tornare sugli scritti, sui contenuti, ma anche sugli atteggiamenti, sulla attualità di certi modi di porsi nei confronti della politica, della società e della storia. Che verrebbe, non sono un esperto, no? Però questo tema dell'intransigenza nel nostro patrimonio politico sarà nel nostro patrimonio etico, quanto è importante, forse
siamo più abituati a pensare a che con carattere nazionale, questo carino logger ha curato un'intera parlare sul carattere nazionale italiano, no? Su cosa significa essere italiano. Nel nostro modo di pensare, nella cultura diffusa, nell'opinione pubblica, nel senso comune, la nostra cultura è più spesso assimilata alla cultura del compromesso, alla cultura del volta a bandiera, del volta a gabbana, dell'opportunismo. Non so se è vero, se si potrebbe discutere su questo. Però confrontarsi con alcuni di questi uomini che nella loro vita hanno anche pagato, prima facevamo il confronto con un altro grande studioso, di situazioni diverse, però con una storia abbastanza simile a quella di Gaetano Salvemini con Luigi Sturzo, quale io per motivi personali sono molto legato, scritto delle cose, no? Cioè questi uomini che hanno pagato la loro vita, che hanno mantenuto una coerenza che non significa pensare sempre allo stesso modo, significa anche essere anche disposti a cambiare opinione su alcuni temi, ma mantenendo la schiena dritta, mantenendo, non cedendo al potente di turno, al pensiero dominante di turno. Credo che sia un modo diverso per leggere questi personaggi, questo pensiero, e farlo diventare un insegnamento anche per noi. Quindi mi taccio perché mi vedo gli ospiti per cerchi, lascio la parola a Buonasera, e intransigenza è la parola nel titolo dell'incontro di oggi, ed è ora riflettiamo in quanti modi si può declinare la parola intransigenza, o meglio, quale sarebbe la definizione corretta di intransigenza in relazione a Salvemini. Sicuramente non radicalismo, coerenza sì, ma non intransigenza, quale sinonimo di radicalismo. Vorrei porre due o tre osservazioni preliminari per il professor Galli della Loggia. La prima è appunto di Salvemini, ricordiamo, il regionalista, lo storico, ma Salvemini è stato un gigante del pensiero politico della metà del 200, è stato per 25 anni esule negli Stati Uniti, è stato un grande pensatore antitotalitario e non solo antifascista. È una figura centrale nella riflessione del socialismo e della critica del socialismo dalla fine dell'Ottocento all'inizio del XX secolo. È stato un teorico pessimista della possibilità di una terza via nell'Italia delle due chiese degli anni 50, fine 40, primi anni 50, sono dopo il 48, insomma, della contrapposizione tra DC e Forza Popolare. È stato un teorico su che cosa sarebbe dovuta essere la scuola in uno stato riformato, insomma tutta una serie di questioni che è difficile anche comprimere in una riflessione sull'eredità di Salvemini. La prima riflessione che mi era da fare era: Salvemini attuale o inattuale, forse proprio la sua inattualità ad essere oggi attuale. E la prima riflessione che facevo è che Salvemini non è stato nella seconda metà del Novecento nel pantheon di nessun partito politico. Forse solo i radicali, forse solo Marco Pannella, può essere, come vorrebbe il professore, l'unico leader politico nazionale di un certo rilievo che si è rifatto a Salvemini oltre che ad altre figure, insomma, come sappiamo, ma non lo era una figura quantomeno centrale della riflessione del partito socialista, non lo era ovviamente per i comunisti, essendo stato un feroce anticomunista, lo era forse poco anche presso il Partito Liberale e il Partito Repubblicano, men che meno lo era nella cosiddetta Seconda, Terza Repubblica, ovvero che quando qualche anno fa ci fu il dibattito sul pantheon del Partito Democratico, sicuramente Salvemini non c'era. C'era il recupero di alcune figure radicali, ricordo quando Renzi introdusse Alessandro Langer, per dire, cioè verde, ecologista, altoatesino, ma Salvemini non venne nominato da nessuno. Quindi la prima riflessione da fare è su quanto attuale è questa inattualità e perché anche Salvemini, che è una figura centrale nell'antifascismo, una figura centrale anche rispetto alla biografia di alcuni settori, di alcune famiglie politiche, insomma, l'angelismo, l'azionismo, il
mondo del ponte, il mondo del mondo, di Pannunzio, sicuramente il gioco di parole, è una figura che progressivamente è stata portata ai margini dei vari pantheon politici. La seconda riflessione che volevo sottoporle è in relazione anche all'ultimo suo libro, Il tramonto di una nazione, e ha a che fare con lo screpolarsi della nazione, delle istituzioni, dell'involucro che contiene la nazione, delle relazioni in quanto tale, come dice nel suo libro, e la messa in discussione del Risorgimento, che come le dice è stato un tratto caratteristico di gran parte delle culture politiche italiane. Ecco, però quello che vorrei chiedere è che differenza c'è tra la critica al Risorgimento mossa dai popolari, dai Gramsci, dai stessi socialisti, eccetera, eccetera, e quella critica forse di un altro livello che muove ad esempio oggi il borbonismo o il neoborbonismo all'idea futura del Risorgimento nel processo di unificazione. Forse ha senso parlare di Salvemini oggi anche perché siamo in una città e qui il Consiglio regionale in Italia ha votato a maggioranza bulgara l'istituzione della giornata della memoria per le vittime dell'unità d'Italia, come se tutto il processo di unità nazionale, la stessa sedizione di Mille, fosse qualcosa di prima. Ecco, la sensazione è che quel regionalismo dei Salvemini, ma anche di Sturzo, Benedetto Cocenitti, anche quando il Risorgimento non ha mai criticato l'unità d'Italia, se mai ha chiesto più il Risorgimento. E la critica al Risorgimento è perché si era fermato a un certo punto, ma il vero nazionalismo non ha mai condiviso questo punto reazionario proprio del mio comunismo. In questo Salvemini ha detto delle cose molto chiare. Beh, innanzitutto lasciatemi gratitudine per essere stato invitato a questo incontro così importante sulla figura di un grande dimenticato, comunque la mia posizione è un grande dimenticato, poi dopo diremo perché. E penso che sia molto giusto e bello che sia la facoltà dell'Università di Bari, di Puglia, che Salvemini è sicuramente molto amato. C'è Gaetano Pet che raccolse gli scritti sul rapporto tra gli scritti Salvemini sul socialismo e il meridionalismo, e un po' Salvemini tutta la massa di scritti che io ho prodotto negli anni su questo tema, appunto lo racconta Salvemini, era la perfetta introduzione. Salvemini rimase sbigottito dalla quantità di cose che aveva scritto, dice: ma questo è un grafomane, disse di se stesso con la sua classica sarcasmo. E poi cominciò a spogliarci: no, ma queste sono cose inutili, ormai sono cose vecchie. Però poi lentamente si addentrò in questa massa di cose che lui aveva scritto, e soprattutto racconta a te, appunto, il vecchio Salvemini. Rileggendo le cose che aveva scritto, in particolare su Molfetta, ha scritto un famoso saggio di Molfetta all'inizio del secolo, sì, e sulle condizioni dei contadini pugliesi, su come erano trattati dai latifondisti, si commosse e piasse. Quindi è giusto che sia l'Università di Bari, forse un'aula dovrebbe forse mi compiace, forse dovremmo tenerle in quell'altro, forse però è molto piccolo. Allora, le domande che sono state rivolte vanno a cuore di due servizi, possiamo fare qualcosa per vedere se adesso chi schiamo di Senza il microfono, i comizi che facevano, erano
praticamente ascoltavano soltanto le prime 30-40 file, sentivano tutti gli altri, gli veniva ripetuto da quelli davanti. Era un letto che, in effetti, la voce non poteva arrivare a più di 30-40 file. Quando si vedono queste fotografie, appunto, di enormi comizi, in realtà, appunto, più che altro non fa così molto. Dunque, allora, ritorno alle domande. Salvini è stata una figura profondamente inattuale rispetto alla Repubblica italiana. Salvini non ha condiviso alcuni punti fondamentali di tutto l'impianto ufficiale del discorso del Presidente. Ha cominciato a trattare il pace, questo l'ha ricordato. Salvini fu un feroce critico, come molta Italia prefascista. Con feroce critico del trattato di pace, sostenne che insomma, il trattato è un trattato eccessivamente punitivo, che c'è una sua feroce lettera a Rossi, in cui dice che sono gli inglesi che ci vogliono ridurre allo stato dell'India. Forse si sbagliava, forse c'era un eccesso di risentimento patriottico, diciamo così, però sta di fatto che, secondo Salvini, l'Italia non avrebbe dovuto ratificare, firmarlo ma non ratificare, insomma, una posizione discutibile, però questo per vedere come già all'inizio proprio Salvini si differenzia, ma soprattutto Salvini si dichiara assolutamente ostile, diciamo così, al testo della Costituzione del Repubblica. Salvini scrive: è la Costituzione più scema, con le sue testuali, più scema che si possa immaginare. Insomma, la Costituzione è ovviamente la pietra fondativa del discorso politico repubblicano, della convivenza repubblicana, quindi dichiararsi in modo così netto, diciamo così, critico della Costituzione, poi dirò un altro perché, cos'è che criticava la Costituzione. E quindi già anche questo elemento lo pone così, ai margini, fuori dell'ufficialità repubblicana. Poi, appunto, Salvemini, ha mille citazioni su questo punto, è contrario, insomma, dice che non riconosce un fondamento a quell'altro mito del discorso ufficiale della Repubblica, che è l'unità dell'esistenza. Salvemini dice, credo corrispondesse perfettamente al vero, non ci fu nessuna unità vera di intenti tra i partigiani comunisti e i partigiani non comunisti, se volete dire la citazione, perché erano diversi, diversissimi loro fini e anzi contrapposti. Se avessero vinto i partigiani comunisti avrebbero fatto la festa agli altri. E questa posizione, diciamo così, di contestazione del mito fondativo unitario della resistenza la mantenne fino alla fine della guerra. Quindi, diciamo così, c'è una fortissima dissociazione dalle pietre angolari del discorso repubblicano che lo rendono inattuale. Vorrei chiarire che questo non si può assimilare a una visione di anticomunismo. C'è un bellissimo articolo del 54, no, Filippini, scusate, confondo, in cui Salvemini dice: oggi in Italia meridionale i giovani che si iscrivono al Partito Comunista sono la migliore gioventù italiana. Cioè, peccato che si iscrivano a un partito che non li porterà da nessuna parte. Se non cambia decisamente, se non rompe i suoi legami con Mosca, non li porterà da nessuna parte. Profezia che oserebbe di sé alquanto bene. Quindi questa è una posizione, tanto che la situazione viene anche comunista. È un critico, però è rimase sempre, nel 50, quando vuole, del legame con Mosca, che poi è stato quello che ha reso impossibile l'esistenza di una sinistra vera di governo in Italia. Siamo l'unico paese al mondo che non ha avuto una sinistra di governo capace di andare da solo al governo, per questo. E quindi una figura apparentemente marginale
certo, lo stato di fatto. Scriveva su riviste che avevano, se no, qualche migliaia di lettori, il Ponte, il Mondo, stato, ricordate, perché appunto questa meraviglia? Per una peculiarità biografica che Salvemini condivide con lo Sturzo. Salvemini e Sturzo sono stati due unici capi dell'antifascismo italiano, figure rappresentative, seppur in modo molto diverso, entrambi molto rappresentativi dell'antifascismo italiano, che sono stati esili del mondo nei paesi anglosassoni, in Inghilterra e negli Stati Uniti. Questo ha avuto una influenza fondamentale nella loro formazione culturale, che sicuramente era predisposto in qualche modo ad accogliere la lezione dell'esperienza anglo-americana che entrambi ebbero, ma che si accentuò appunto con l'esperienza italiana. Cioè, innanzitutto c'è una fortissima impronta antitotalitaria e della, una fortissima percezione della differenza che esiste fra una posizione democratica e una posizione totalitaria, cosa che il mondo democratico italiano del dopoguerra non sempre dichiara, per ragioni diverse, adesso questo ci porterebbe. Entrambi ebbero una posizione, al contrario di tutte le culture politiche italiane, in particolare Sturzo, ma anche Salvemini, che del resto in qualche modo era sempre fortissimamente antistatalista. È, diciamo così, dell'esperienza geografica anglo-americana ritennero questo pilastro, questo elemento fondamentale, la diffidenza per lo Stato. Sono note le battaglie contro le partecipazioni sociali di Sturzo, l'introduzione della politica dell'economia che fece negli anni 50 e che fecero anche di Sturzo una figura marginale. Sturzo fu messo praticamente al bando del suo partito, adesso oggi c'è così in questo degrado intellettuale e politico che caratterizza l'Italia di oggi, nessuno sa più niente, nessuno ha letto più libri, diventa tutto così una marmellata televisiva ad uso e consumo di chi domina praticamente la scena del momento, allora si dice Sturzo viene recuperato, Sturzo appunto fu considerato dai democristiani una presenza imbarazzante perché era un critico feroce di tutta la loro politica. Salvemini lo stesso, seppure sono interessanti in modi diversi. Furono due figure marginali, avevano appunto avuto un'esperienza che li portava in una posizione di marginalità che possiamo anche estendere, io credo, in un altro senso. Le grandi figure storiche del fascismo italiano, Roberti, Gramsci, Amendola, Don Minzoni, Rosselli, non partecipò nessuno di loro, morirono tutti prima, nessuno di loro partecipò alla vita dell'Italia Unita, alla fondazione dell'Italia Unita. Credo che questo abbia avuto un grandissimo effetto sulla vita dell'Italia Unita. All'Italia Democratica parteciparono tutte figure che avevano vissuto, diciamo, l'antifascismo da una seconda fila, diciamo. Soprattutto figure che non avevano avuto, come invece queste, di oggi le vediamo bene, siamo Selli, Gramsci, Salvemini, moltissimo, Sturzo, che non avevano riflettuto, come loro invece, sulle cause della vittoria del fascismo. Sulle cause del fascismo. Tutte le riflessioni che questi, si parla dell'antifascismo italiano, avevano fatto e cominciarono a fare, quindi non poterono per morirono prima, a fare sulle ragioni per cui loro avevano perso, per cui la democrazia italiana aveva perso e perché aveva vinto il fascismo, sono tutte riflessioni molto autocritiche, il libro di Salvemini sulle origini del fascismo, le lezioni di Harvard, cosiddetti, è un testo magistrale che, diciamo così, anticipa di 30 anni, scritto per un pubblico americano, per cui sono studente ad Harvard, che anticipa di 40 anni, diciamo così, il revisionismo storiografico sul fascismo, che poi appunto soltanto con grandi sforzi, proprio l'opera di Felice, verrà fuori. Invece appunto
l'Italia democratica viene gestita e governata dalle figure che hanno vissuto l'antifascismo senza questa capacità, necessità di autocritica, che ha un effetto molto importante dal punto di vista storiografico, ma non solo. Per tutto l'antifascismo ufficiale che gestisce la Repubblica, il fascismo è un fenomeno di destra reazionario, ci vorrà appunto molti molti decenni di scavo storiografico perché questa visione sia corretta e modificata in grandissima parte. Ma invece per Sturzo, per Salvelli, ripeto, lezioni di altri che sono straordinarie da questo punto di vista, invece il fascismo è stato una cosa che ha vinto soprattutto per gli errori pazzeschi delle sinistre, e in primis del Partito Socialista, ma anche degli altri, della incapacità dei cattolici di andare al governo, eccetera, eccetera. Cioè c'è una profondità di autocritica nell'analisi della ragione di vittoria del fascismo che la cultura democratica dell'Italia repubblicana ha dimenticato e poi ha dovuto molto faticosamente recuperare con polemiche, sappiamo, tutto. Quindi c'è, diciamo così, questa inattualità proprio totale, che per oggi, come diceva lei, con tutto, dice tu, il tempo è un grande, alla fine, fa giustizia di molte cose. E il tempo restituisce a Salvelli, come restituisce a Sturzo, come sta restituendo a Gramsci, in cui faticosamente si incomincia a scavare tutta la complessità di posizione che non certo è racchiudibile in quel santino che è stato consegnato dalla tradizione. Il secondo problema che tu hai posto, e anche questo è molto interessante, il meridionalismo di Salvemini. Salvemini, e c'è un sottaggine che dice io mi sono riprodotto, sbagliato. Salvemini inizia, giovane professore liceale, allora professore universitario, iniziava la loro carriera in genere al liceo, poi passava all'università, viene destinato all'Obi, anche questo è molto interessante, allora i professori, anche quelli di liceo, giravano appunto da Lodi, dal Puglia all'Obi, poi a Messina, come è noto, e a Messina il terremoto del 1908 distrusse la moglie, i quattro figli e la sorella, furono tutti quanti uccisi dal terremoto. Lodi racconta, si immerse nella biblioteca di Lodi e diventò un federalista cattaniano, si innamorò di Cattaneo, quindi anche della critica al risorgimento di Cattaneo. Ritornando anni e anni dopo su questa sua posizione, Salvemini dice di sbagliare. Il risorgimento non poteva che essere fatto così, fu una benedizione che fosse fatto così, il popolo è una balla, scrive neanche le lamentele sul popolo italiano che non prese parte alle lotte del risorgimento hanno base di serietà, neanche queste lamentele. È pazzesco, scusate questa piccola divisione, che questo ordine del giorno del Consiglio generale di Francia, uno può essere anche Borbone, può essere, ma quello che colpisce quell'ordine del giorno è la ignoranza, cioè si tratta di un Consiglio regionale che quindi non hanno letto il libro, che studi hanno fatto, da dove vengono questi miserabili consiglieri regionali di tutti i partiti che sottoscrivono dei poveracci. Chissà che studi hanno fatto, se ci sono state delle università che li hanno laureati, forse sì. In nessun paese, scrive Salvemini, durante il secolo XIX il popolo partecipò alla vita pubblica, se per popolo si intendono le classi inferiori. Fa tutta una serie di esempi, dice ma perché mai invece in Italia il popolo avrebbe dovuto partecipare al risorgimento? Cosa poteva essere straordinario in Italia che il popolo dovesse essere?
e quindi appunto c'è tutte le posizioni che hanno visto nel centralismo piemontese una sorta di appunto, occupazione quasi mano militare dello Stato, dei territori conquistati al sud, sono infondati. Bisogna ammettere che se non c'erano i prefetti e i generali piemontesi, l'unità appena organizzata si sfasciava. Non c'è niente da fare. Perché? Questo poi ha molto a che fare con il giornalismo. Perché la posizione meridionalista di Salvemini era innanzitutto, come sa chiunque ha letto la parte di Salvemini, una posizione di critica devastante ai ceti borghesi e politici dell'Italia meridionale. Devastante. Considerava la piccola e media borghesia intellettuale del Mezzogiorno, Salvemini, una sciagurata classe sociale, da cui emergeva sempre un ceto politico che se avesse avuto la possibilità di gestire la dimensione locale avrebbe fatto terribili danni. E in una delle ultime cose scrive della sua vita, Dio ci salvi dalle regioni, Dio ci salvi dalle regioni, perché con le regioni vorrà dire semplicemente che si dilaterà il potere locale in mano a queste sciagurate classi dirigenti locali, corrotte, ignoranti e ladre. E l'unitarismo di Salvemini era, diciamo così, il frutto di una prova a conoscenza dei dati storici, che ahimè nessuno di quegli sciagurati membri del Consiglio regionale delle Puglie, così come di altre regioni italiane, conosce. Salvemini scrive: chi confronta le condizioni dei poveri in Italia nel 1860 con quelle del 1900 passa dalla notte, se non ad un meriggio abbagliante, ad un'aurora abbastanza promettente. In altre parole, il risorgimento italiano non riuscì utile ai soli ricchi, anche i poveri cominciarono a diventare meno poveri. Esso non fu una rivoluzione finita, fu un rinnovamento assai faticoso e penoso, qual era possibile in una parte, qual era in un'altra. Questo è, diciamo così, un'inattualità, perlomeno al Consiglio regionale di Bari e in Aquario. Questo si può dire. No. Questo era Salvemini, un regionalismo che, come io credo, così, sia giusto e necessario, in mia opinione, si confrontava Salvemini, è un'opinione sempre discutibile. Penso che il primo dovere di ogni meridionalismo è di essere ferocemente critico di società di mondo. Ogni meridionalismo che non affaccia adempie a questo compito è un imbroglio ed è venato inevitabilmente di demagogia. Per essere creduto, anche per essere creduto dal resto d'Italia, perché è vero che l'Italia, il resto d'Italia ha molti pregiudizi, però molti di quei pregiudizi sono dei giudizi in eccesso, che hanno però fondamento. Comunque, sono pronto a sì. Un'altra domanda. Questo microfono che ho. Bravo! Ho sradicato quel microfono perché sono questo. Questo tema del partire da sé, cioè non di critica fondata solo se è preceduta da un'autocritica, mi sembra una cosa profondamente inattuale oggi, se vediamo, non solo sul tema del sud, ma sul tema della classe politica. Un'altra cosa su cui Salvemini mi sembra inattualmente attuale è l'attenzione alla dimensione internazionale. Cioè, quando lui fonda la rivista Unità nel 11, c'era già inclinato il rapporto con il Partito Socialista e si era raffreddato il rapporto con la Voce di Libertà.
costruita per fondare una rivista che prendesse di petto la questione dell'intervento in Bibbia. Critica dell'intervento in Bibbia, ma critica nel senso etimologico della parola, cioè critica dell'intervento prima che viene fatto, ma critica della gestione della questione biblica una volta che lì ci si sta. Spogliando tutta la raccolta dell'unità, cosa che è possibile fare sul bellissimo sito della biblioteca Gino Bianco, che ha digitalizzato molte riviste dell'Italia verticale, possiamo dire per cui unità. Beh, è interessante vedere come l'attenzione geopolitica del Mediterraneo, una straordinaria modernità, come se Sardegna già prima, insomma, di quella che sarebbe stato il grande conflitto mondiale, intuisse che si andava verso la scomparsa di quel mondo, la fine dei grandi imperi, e che questo avrebbe voluto dire innanzitutto la ridefinizione del Mediterraneo e quindi un lavoro di Italia. L'attenzione di quella serie di articoli sulla questione adriatica, il rapporto con i Balcani, la centralità dell'Albania, insomma, sono tante questioni. Noi sono i paesi che finiamo per dominare sempre, no? L'India, l'Albania, l'Eritrea. È curioso come oggi, paradossalmente, sono in funzione della crisi mediterranea, in relazione all'ondata del Covid, i paesi che continuiamo a dominare. Qui l'Italia ha avuto un rapporto di colonialismo e non solo di colonialismo. Manca però, se non anche qui in rarissime, sparute minoranze, quell'apporto, quella riflessione geopolitica, ecco, non solo l'autocritica come necessaria antecamera della critica, ma anche l'idea che o uno si occupa di geopolitica, non può essere socialista, cioè uno può delle questioni internazionali, la relazione d'Italia non può essere questa cosa qua, o anche quello è solo demagogia o cooperazione, lo dico la politica. Salvemi si occupò, a cominciare dalla guerra di Lille, prima non mi pare che ci sia un suo interesse di questione di politica internazionale. Con la guerra di Lille cominciò a occuparsi. Io ho l'impressione, dentro le riviste, cioè, con molta attenzione, io ho l'impressione che qualsiasi cosa facesse il Giulitti, Salvemi era in posizione in quel momento. Siamo appunto nell'11-12, Salvemi anche qui correggerà. Salvemi ha una straordinaria capacità di correggere le proprie posizioni, in tutto il suo, di dire ho pensato una cosa, ad esempio parlavo prima del regionalismo, del federalismo, ci sono stato all'inizio della mia vita adulta federalista, perché ho letto Cattani, però poi ho cambiato idea. Questo tipo di discorso è molto frequente, il riconoscimento, diciamo, di essersi sbagliato, di esagerato, e così anche sul suo antigiolittismo, come è noto, molti anni dopo, diciamo, si ricalibrò il giudizio, non lo riflettò, però insomma lo ricalibrò. Ho l'impressione che nell'11-12, quando l'Italia faceva guerra alla Turchia per occupare la quarta sponda, che si chiamava allora, qualunque cosa che si è fatto Giolitti era la definizione che viene Salvemi della Libia, lo scatone di sabbia, si è dimostrato assolutamente non vero, tra l'altro, perché era uno scatone di sabbia che sotto c'era il tesoro di Alibaba, insomma, come quanto era qui, non era soltanto sabbia, però insomma, questo non era complicato. Io penso che tutta l'attenzione che poi per il resto della sua vita Salvemi si debba sostanzialmente al fatto che vive lui coinvolto in questa tradizione, così come tanti altri democratici italiani, l'adesione alla guerra, l'adesione alla prima mondiale, l'interventismo, scelta che sicuramente Salvemi non rifatto mai, ma che però, diciamo, si aprì tutta una serie di drammatici problemi nella posizione salveminiana, a cominciare appunto dal trovarsi alleato, aderendo all'intervento di Italia in guerra, trovarsi alleato con forze politiche che avevano un chiarissimo orientamento antidemocratico, imperialista, che volevano appunto che l'Italia occupasse mezza Balcania, tutta, e che avevano nel ministro degli esteri italiani dell'epoca, Sansonino, che
firmò il patto di Londra con cui l'Italia poi guerra, avevano un loro rappresentante. Non perché Sonnino fosse particolarmente di orientamenti imperialistici e nazionalisti, ma perché era un uomo del suo tempo, un vecchio politico del suo tempo, e così era del tutto ovvio che un uomo politico del suo tempo fosse nazionalista, cercasse di occupare paesi, piantare bandierine sulla carta geografica, conquistare colonie. Era così, la cultura politica delle classi dominanti dell'epoca. In Italia più però c'era quest'ala invece ferocemente nazionalista che era rappresentata dai nazionalisti, che dopo la vittoria, come è noto, si fece viva reclamando tutta la Dalmazia, sul Fiume, anche di più di quello che il patto di Londra avrebbe riconosciuto in Italia. E credo che Salvemini contrastò immediatamente questa deriva, che però in qualche modo aveva la giustificazione del patto di Londra, che era stata in qualche modo la bandiera dell'interventismo. Subito scrisse insieme a un biografo italiano dell'epoca, Marinelli, un lungo testo per dimostrare come così la Dalmazia non fosse italiana, tranne alcune isole costiere, insomma, alcune zone costiere, insomma, poteva dirsi italiana la Dalmazia. E così per tutta la vita, così poi con l'esilio, dovendo contrastare la politica estera del fascismo, insomma, è chiaro, la politica estera diventò un tema dominante della lotta contro il fascismo, perché il fascismo poi si impegnò su quello scacchiere in azioni che tra l'altro lo ponevano in contrapposizione allo schieramento democratico internazionale, e quindi tutta una serie di problemi che gli antifascisti stavano molto a cuore. Fino a al libro che scrisse nel 1944 della Chiara, La sorte dell'Italia, in cui in qualche modo di nuovo ritornò, forse per l'ultima occasione, sul problema geopolitico dell'Italia, che è un problema anche qui, diciamo, si straordinariamente attuale, straordinariamente inattuale, nel senso che le classi politiche italiane democratiche non hanno concepito mai una cultura degli interessi nazionali geopolitici dell'Italia. Si sono fatti guidare un po' dal desiderio di lavorare negli interstizi, fare accordi con gli arabi sotto banco perché, insomma, per non avere problemi, forse anche adesso c'è qualcosa del genere, strizzare l'occhio all'Unione Sovietica perché abbiamo il partito comunista più grosso d'Italia, più grosso d'Europa. Quindi loro ci devono trattare con un po' di riguardo, infatti se fanno parte degli automobili, possiamo fare l'Italia. Facendo, diciamo così, queste azioni di interstiziali, ma mai avendo l'idea di che cosa l'Italia possa fare, deve fare, per danni, tutto questo, anche per effetto del drammatico dimensionamento geopolitico dell'Italia dopo la sconfitta nella Seconda Guerra Mondiale, che è rimasto come un marchio inciso a fuoco nelle classi politiche italiane. Insomma, noi non contiamo nulla, non possiamo contare nulla, cosa che non è poi così vero, insomma, a lungo, e che però credo ci abbia paralizzato moltissimo a lungo, e che è una parte importante, un capitolo importante di quella dissociazione la democrazia e la nazione con cui alla insegna è nata la Repubblica Italiana. La democrazia italiana è nata senza la nazione, è una delle intuizioni che, per dire una cosa che in questa ambiente raccoglie gli echi, che ebbe Craxi, fu quello di capire che c'era questo problema nell'atto di fondazione della Repubblica, che la democrazia italiana era nata con un rapporto di estranità, di lontananza rispetto alla dimensione nazionale, quindi il socialismo con colore, declinato poi così questo problema più classico di no, in modi che possono essere discutibili, insomma, indicando la lotta
armate dei popoli, i mazzini, i discorsi di sicurezza, però comunque ebbe l'intuizione che lì c'era un problema, lì c'era un problema costitutivo, così come c'è un altro problema di cui stiamo parlando, c'è quella seconda parte della Costituzione, che era quella che Salvemini non piaceva, per ritornare a quella uscita. Salvemini si accorse immediatamente che la prima parte delle sue, del Parco Calamandrei, cioè tutti gli osservatori non inquadrati in una logica partitica, come potevano essere Calamandrei del mondo di allora o Salvemini, si accorse immediatamente che la prima parte della Costituzione era un programma di buone intenzioni che andava bene con un programma di governo, ma che parlo non dei primi 13 articoli, dal 13 al 56, non i principi generali, ma l'articolo in cui si dice che l'Italia, che la Repubblica tutela il risparmio, la Repubblica tutela il paesaggio, la Repubblica tutela tutto quello che c'è da tutelare, tutti tutelabili, tutelati, quella è una cosa appunto che campava in aria, che non aveva senso mettere in una Costituzione, e che poi c'era una seconda parte che così si occupa, quella dell'organizzazione dei poteri pubblici, che appunto, rendeva di fatto impossibile l'esistenza di un governo, insomma, rendeva appunto, gli esecutivi deboli, il parlamentarismo esasperato, la figura strabordante ma al tempo stesso vaga dei poteri del Presidente della Repubblica, soprattutto una serie di cose che stavano scritte lì, e gli osservatori imparziali, diciamo così, che non erano, che credevano, tra l'altro paradossalmente, che credevano veramente alla Costituzione, perché quella Costituzione, cosa che troppo spesso ci viene, è nata in quel mondo, è quella che era, perché le due principali forze che erano comunisti cristiani non credevano che fosse poi così importante, cioè per tanto, alla fine quello che conta sui rapporti di forza. Lo pensavo in modo diverso sia i democristiani che i democristiani, tant'è vero appunto che così, erano disposti a scrivere tutto quello che si poteva scrivere, perché tanto nessuno credeva che poi quelle cose avrebbero avuto veramente un ruolo decisivo nella vita pubblica del paese. Chi invece come Calamandrei, Salvemini, due persone abbastanza diverse, giudicava in maniera così, diciamo, senza questo retroterra partitico ideologico, si accorsero subito che questa Costituzione, quel testo costituzionale, si prestava molto prima. E vabbè, questo mi sono allargato verso territori che non erano una domanda, che guardava invece gli affari internazionali. Anche gli affari internazionali, anche qui contò moltissimo, sia Sturzo che Salvemini, il fatto che sapevano che cos'erano gli Stati Uniti e l'Inghilterra, cioè si rendevano conto anche che, oltre a questa esperienza che veniva dalla prima guerra mondiale, dal coinvolgimento nella grande politica estera determinata dalla prima guerra mondiale, sapevano anche di esperienza diretta quale fosse ormai il ruolo mondiale degli Stati Uniti nello scenario del Mediterraneo degli anni 40-50, che era il loro. Si rendevano conto anche dell'opportunità di questo ruolo, non per nulla entrambi degli atlantisti dichiarati, anche del loro antisovietismo, insomma, anticomunismo e antisovietismo. Ecco, sull'antisovietismo e anticomunismo, vorrei chiedere questo. Salvemini è stato forse tra i primi a rifiutare il doppio standard morale, a dire che non ci può essere antifascismo se non è chiaro antitotalitaria. Lo dice espressamente nel convegno internazionale degli scrittori del 35, dove esprime chiaramente da esule antifascista costretto all'estero dal regime totalitario, se la prende proprio con
per intellettuali filocomunisti inglesi e francesi che ponevano il tema del fascismo come organizzazione capitalistica della società. E lui dice, il problema non è quello, perché ci sono organizzazioni, quindi ci sono polizie totalitarie come in Italia, polizie non totalitarie che permettono esattamente questo convegno, è che il tema è il totalitarismo politico. Ovviamente Salvemini si esprime così nel 1935, quindi anche prima della guerra di Spagna, prima dei fronti popolari, prima anche delle cosiddette truppe di Mosca del 1937, perché vede già cosa sono stati gli avvenimenti dell'Unione Sovietica e qual è e da chi ha esperito sulla propria pelle l'esilio da uno stato totalitario, quali sono le segnalature. Mi ricordo l'uscita di sicurezza, Sigone parla di fascistizzazione della rivoluzione di ottobre, no? Però l'uscita di sicurezza è un libro che è pubblicato molto dopo, cioè molto dopo rispetto al 1935, molto dopo rispetto all'elaborazione salveniana. E in questo sicuramente c'è anche una posizione sicuramente fuori dei giochi di Salvemini. Io penso che tutta la generazione antifascista che muove prima della Repubblica, muore negli anni 20-30, e di cui Sturzo e Salvemini sono gli unici sopravvissuti, tutta quella generazione è portata ad una grave riflessione sul tema della libertà politica. Si rende conto, proprio perché ha patito sulla propria pelle l'avvento della dittatura fascista, si rende conto che la libertà politica rappresenta un prius assoluto, questo anche Gramsci lo capisce, ormai non è abbastanza chiaro questo itinerario che Gramsci ha in carcere. A questo proposito, quella introduzione di Raffè che ricordavo prima, Raffè ricorda come Salvemini rimase sbigottito quando lesse le note sulla questione del denaro di Gramsci, e a un certo punto in un passo delle note della questione del denaro di Gramsci c'è scritto che le pallottole che guardie regge sparavano su contadini millenari erano fuse con il piombo della topografia dell'unità di Salvemini. Salvemini rimase sbigottito, lui non conosceva il testo, un testo semiclandestino, fu il testo presentato al congresso di Roma del 27, dice, ma come è possibile, grazie per il mio rispetto, credette che il testo fosse stato interpolato, fosse stato... Cioè, tra l'altro c'è nessuna guardia regia ha mai letto di sicuro mi ha detto un brano di Salvemini, chiese addirittura conferma ad Angel Tasca se effettivamente il testo era quello. Angel Tasca disse sì, cioè, il testo era effettivamente questo. E lui rimase, diciamo così, addolorato e sbottito, però non si doveva dare ragione di perché Gramsci avesse scritto una frase così violentemente estremista. Per ritornare a Bomba, tutto però Gramsci appunto poi ha un itinerario in carcere che lo porterà su posizioni diverse. Questa posizione, diciamo così, di considerare la libertà politica un prius assoluto lo porterà Salvemini anche ad avere una posizione critica, cosa che spesso è, diciamo, dimenticata, messa anche nei confronti di giustizia e libertà, in particolare di Rosselli. Quando Rosselli va in Spagna e per ragioni, poi è morto subito dopo, non sappiamo bene, ma probabilmente perché insomma in Spagna si rende conto che tutte le forze repubblicane spagnole sono una massa di pazzoli scatenati, gli unici seri così, a cui ci si può affidare sono i comunisti, che però sono stati. E in qualche modo, anche dopo le giornate di Barcellona, in cui come è noto all'inizio del 1937 i comunisti vengono fuori, i trotskisti e gli anarchici a Barcellona, Rosselli, insomma, che gli fa una cronaca molto addomesticata sull'ordine della giustizia
libertà cede, insomma, diciamo così, non ne fa un momento di rottura, insomma, come dire, si aggrega al fronte dominato Salvemini. E questo poi in qualche modo rimane una posizione dell'Aius di Salvemini, gli sgrida, lo sgrida e poi gli sgrida. E una parte infatti di giustizia di libertà si allenerà da questa posizione, ci darà una specie di doppia anima che poi si incontra l'esistenza. Questo per dire quanto appunto per lo stesso Salvemini fosse un, come diciamo così, lui aveva un rapporto con Rosselli intimissimo, ha conosciuto la madre di Rosselli, Emilia Rosselli, insomma, una vecchia storia di famiglia. Però rispetto a questo, diciamo così, Salvemini mantiene il punto. L'antitotalitarismo è una dimensione che poi nel dopoguerra porterà Salvemini ad avere adesso il Partito Comunista, le posizioni che si dicevano prima, cioè di dire questa roba non ci porterà da nessuna parte, insomma, questa roba raccoglie sì una parte migliore del popolo italiano che però viene, diciamo così, imbrogliata, perché nessuna sinistra dominata dal Partito Comunista potrà mai governare il paese, e quindi questo è tutto quello che è successo. Qui anche quindi la sua politica, il suo problema è contro Nenni, contro Popolare, cioè, nelle lettere che si scambia con Rossi, una tra i più belli epistolari politici italiani del Novecento, questo qui tra Rossi e Salvemini, anche perché hanno due, diciamo così, scoppiettanti intelligenze che ricorrevano battute, cose, una lettura anche molto divertente. E appunto questa posizione emerge chiaramente, se è il momento continuo. Rossi anche dice delle cose sui partigiani, sulla resistenza, pazzesche, tra l'altro Salvemini in America, ma Rossi invece dopo il 25 luglio è in Italia, in Svizzera, in Italia, quindi conosce le cose, riporta le cose di opportunismo, tutti che diventano antifascisti, tutti che chiedono la testa dei partigiani, insomma, racconta a Salvemini, che si lecca i baffi a sentire queste storie, tutto quello che sappiamo è che rafforza questa ostilità fortissima al tempo stesso, questa disperazione politica, perché l'unico modo poi politicamente realistico per mantenere quella posizione è in un modo o in un altro stare con il quadro di partito della Spogliano, che per mille versi non era fatto per piacere a un laico molto attento, peraltro, anche questo l'ho dimenticato, al problema religioso. Salvemini era uno dei tanti, questa è una tradizione italiana che adesso è abbastanza vasta, di laicità non laicista. Salvemini è stato, diciamo così, un rappresentante in questo senso, per esempio, veramente qui c'è una linea di continuità con una personalità come quella di Pannella. Pannella è stato un altro tipo di laico non laicista, anche se profondissimamente largo, come sappiamo. In questo senso si può dire, anche in altri sensi, insomma, che la personalità di Pannella ha qualche cosa, diciamo dire, ha tenuto qualcosa dell'unità salviniana. L'intransigenza di Salvemini, questo personalmente detesto l'intransigenza. Cioè, l'insigenza è un nobile termine, dietro cui la gente si nascondono degli imbroglioni, cioè della gente che, diciamo così, mira degli obiettivi politici, di polemica politica, così, e si fa scudo dell'insigenza.
Salvemini fu un intransigente. In che senso? Mantenne sempre fede ai suoi principi. I suoi principi, diciamo, le sue posizioni politiche cambiarono. I suoi principi rimasero sempre gli stessi. Ma le sue posizioni politiche, come lui stesso dice mille volte, insomma, io ho pensato questo, però mi sbagliavo, adesso penso, penso diversamente. Ecco, se per intransigenza si intende essere sempre della stessa opinione, sicuramente non fu un'intransigenza. Rimase però sempre molto fermo sui suoi principi di fondo. Soprattutto spesso per intransigenza si intende l'onestà su questo piano. Non voglio dire che Salvemini fu di un'onestà tutta prova. Però poi la parola intransigenza invece nel l'intransigentismo era stata un'etichetta del socialismo massimalista, cioè, che accusavano appunto la destra riformista di essere, poi loro facevano le cose, cioè, anche loro tante cose molto sul piano della transigenza. Però era la transigenza dottrinale, stare dopo al verbo di Marx, interpretato da loro, e accusare gli altri di essere dei capitolati, eccetera. Ma anche qui è molto interessante come il rapporto tra Salvemini e Turati. Turati considerava Salvemini il flagello della sua vita, perché Salvemini lo rimproverava continuamente, fin dall'inizio del Novecento, lo rimproverò sempre di tutte le cose che secondo lui la destra socialista e riformista che si sbagliavano, soprattutto sulla questione del denaro. Le pagine, secondo me, anche oggi attualissime, sono di Salvemini, sono quelle che riguardano il rapporto del Partito Socialista con il Mezzogiorno. Lui accusa il Partito Socialista, in sostanza, siamo all'inizio del Novecento, accusa il Partito Socialista di disinteressarsi del Mezzogiorno, di puntare tutto sull'organizzazione nell'Italia centro-settentrionale delle leghe contadine degli operai e degli sindacati operai, e forti di questo di fare continue transazioni con il governo per ottenere sussidi alle cooperative dei lavori pubblici, alle diverse reti di cooperative che stavano crescendo sempre di più all'ombra del Partito Socialista, e di lasciare, in cambio di questo, lasciare mano libera del sud al governo. Giolitti può fare quello che fa nei collegi dell'Italia meridionale con i mazzieri, corrompendo appunto e adulterando i risultati elettorali, e voi socialisti per avere i suoi favori lo lasciate fare e non vi interessate di che cosa? Di quella che invece Salvemini considerava la battaglia decisiva per l'emancipazione dei contadini, cioè il suffragio universale. Lui trovava scandalosa in effetti che il suffragio universale non fosse al primo posto nelle rivendicazioni politiche del Partito Socialista e in particolare del riformismo. Poi finalmente il congresso del 1909, finalmente nel programma socialista viene introdotto, cioè al primo posto, la richiesta del suffragio universale maschile, per inteso, e adesso anche se bene in quello pensava. Però il Partito Socialista non fa nulla per sostenere questa richiesta programmatica come battaglia politica. Giolitti poi lo darà, sorprendendo tutti, come una specie di colpo di teatro, nessuno si aspettava che Giolitti nel 12 avesse dato il concesso del suffragio universale, Salvemini pensava che il suffragio universale sarebbe stata l'arma con cui i contadini meridionali, ovviamente Salvemini parla soprattutto in termini di contadini, però essendo di Molfetta, aggiunge sempre i marinai,
perché c'era appunto la marineria pugliese col sistema delle cooperative marinarie. Pensate, con il suffragio universale, appunto, i contadini marinari avrebbero potuto spazzare via la tutela, la presenza politica dominante del notabilato piccolo borghese che lui considerava appunto il non cosulta dell'orrore. Quando c'è nel 19, sulle prime elezioni, insomma, la centina di ricordo che impegnato con l'unità, nel 19 si presentò all'elezione e fu eletto per una brevissima legislatura dal 19 al 21, perché cercò di organizzare gli ex combattenti, i contadini, lo spiegava da qualunque struttura, osteggiato dai massimalisti socialisti. Siamo. E volevo farti un'ultima domanda, che il non, direi così, il non determinismo sociologico di San Remini, l'importanza delle persone, della responsabilità individuale, non solo di chiamare morali, ma degli uomini, degli esseri umani nella storia. Tra l'altro, curiosamente, era un tuo recente editoriale nell'assenza di leadership di Renzi, Berlusconi, Grazi, che hanno portato a termine la riforma, un progetto riformista, si concludeva proprio con una frase che potremmo dire sanguiniana, cioè le persone nella storia contano il come. E questo in tutta la riflessione di San Remini è molto presente, direi quasi in chiave kantiano-mazziniana, cioè il discorso è che sì, le grandi organizzazioni sociali nascono dal conflitto, dalle compromissioni tra forze molto ampie, di classe, sociali e politiche, però all'interno di queste le responsabilità individuali contano e come, cioè che i leader abbiano fatto o non abbiano fatto delle cose, come dicevi tu prima, ha contato tantissimo la formazione del fascismo e così in tanti modi cruciali della storia nazionale e europea. E mi sembra che Salvini sia antitotalitario anche in questo, no? O non marxista anche in questo, non intendendo per marxismo quella corrente positivista molto forte nei suoi anni. Salvini era stato allievo di Hillary, che era caposcuola della storiografia positivista. Quindi aveva sicuramente assorbito la sua formazione culturale di tratti di tipo positivista. Forse il suo anche problematismo, come si dice, il suo essere attento alla realtà concreta dei fatti, il diffidare le costruzioni ideologiche, forse veniva anche da questo retaggio positivista che di lui era rimasto in qualche modo sempre, questa forma appunto di attenzione alla realtà, di problematismo, che tra la realtà e le idee la realtà vince sopra. La realtà deve servire a cambiare. Però il San Remini credo che sia stato molto presente nel resto del suo. In San Remini fa anche molto presente un elemento che da adesso è comune a tutta la cultura politica del suo tempo, e cioè una forte carattere etnico. L'Italia era la patria, di Pareto. Dimostra, due grandi autori che ebbero straordinaria influenza a livello internazionale, non soltanto in Italia, e naturalmente questa forma di elitismo che troviamo in tutta la cultura politica italiana, da Oriani, Bobetti, Gramsci, Sturzo forse no, è popolare da un altro tipo di cattolico, un altro tipo di. Rimase vita, Salvemini rimase una persona che credette nella, come dire, nel fatto che la politica in qualche modo ha bisogno sì di un terreno fertile e lasso, che accolga un tipo di azione che proviene dall'alto.
proprio negli ultimi tempi della sua vita, scrisse queste righe che a me hanno colpito, per questo mi sono appuntate. Proprio è un appunto che compare l'antico scritto che stava finendo di redigere poco prima di morire, che dice: la storia non è fatta né dalle moltitudini inerti né dalle oligarchie paralitiche. La storia è fatta dalle minoranze attive, le quali, vincendo le inerzie delle moltitudini, le trascinano verso nuove condizioni di vita anche contro la loro deviata volontà. Questo è proprio un manifesto di... E la legittimità della loro azione è in qualche modo data dal loro successo. Se tu poi riesci veramente a spostare gli equilibri politici facendo leva, appunto, forzando l'inerzia delle moltitudini, questo ti legittima davanti alla storia. Ecco. Io penso che avessero ragione, detto così in termini molto banali e terra-terra, naturalmente tutto può essere e deve essere ovviamente complicato, specificato, approfondito, però nella sostanza, insomma, nella sostanza, le vere fratture politiche non sono mai nate dal basso, c'è sempre stato bisogno di un innesco, di un'idea, di una parola d'ordine, di un'azione di rottura che appunto le facesse veramente deflagrare, le facesse avere gli effetti storici che poi hanno avuto. E questa azione, appunto, di questa miccia è sempre opera di uno, di più, di una minoranza attiva. Del resto, il partito politico vuole essere questo, seppure le dimensioni non sono proprio minuscole, però il partito politico vuole essere questo, vuole essere appunto una scuola di minoranze che riescono a smuovere le minoranze. Veramente noi siamo tutti a favore, no? Poi ci sono, certo, le minoranze possono essere poi di moltissimo tipo, moltissimi tipi, può essere la minoranza del partito leninista, minoranze delle squadre d'assalto naziste, ce ne possono essere tante minoranze, io di vario tipo, però io penso che i democratici, che forse in questa sala sono la maggioranza, devono essere convinti appunto di questo. Appunto, chi vuole essere, fare politica deve investirsi anche nella capacità del compito non facile di appunto operare il nome per conto, cioè, poi bisogna vedere se questa azione viene legittimata dalla realtà dei fatti, con tutti i pericoli che ci sono, ma non è inutile nascondersi i pericoli, far finta in nome dei pericoli impedirsi l'azione. Ogni azione sociale, non esiste un'azione che sia sicuramente, che abbia sicuramente effetti buoni, c'è sempre un'eterogenesi dei fini che caratterizza l'azione sociale. Tu inizi a fare delle cose, può capitare che quelle cose che tu devi fare con un certo fine invece vanno da un'altra parte. La nobiltà e il dramma della politica. Non è mai un'equazione con risultato certo, perché anche ci sono troppe cose. Porta lontano il discorso. Troppo. Torniamo. No, e ultimissima domanda. Siamo allo scadere del rigore che proprio la... Oggi forse la cosa più inattuale e concepibile è un discorso minoritario o il formulare esplicitamente una critica delle maggioranze, perché è vero sì che, come dicevi prima, ogni posizione anche minoritaria deve accettare il gruppo democratico, quindi per vincere avere il numero intorno a sé,
però quella posizione minoritaria elitaria di Salvemini sembra quasi essere bandita dall'organizzazione della vita pubblica e politica oggi. No, mi sembra che non è partito da Salvemini minoritario, è partito così. No, noi non abbiamo idee, ci mancano le idee. La cultura politica italiana, fino all'Ottocento, negli anni 40, è stata una formidabile fucina di idee, di programmi, di progetti, di parole d'ordine, di analisi del passato, tutto più o meno discutibile, ma però sì, è per questo che è stata capace di mobilitare enormemente energie dal basso. Però ce ne sono anche i fascisti, il Novecento italiano ha visto una straordinaria produzione di culture politiche, tra l'altro culture politiche molto originali, molto autoctone, che avevano pochi corrispettivi all'estero. Il socialismo italiano, il fascismo, il cattolicesimo italiano sono state culture molto indigene, diciamo così, che però di riffa o di raffa hanno portato a uno straordinario sviluppo nel paese. A un certo punto l'Italia è riuscita ad avere un PIL superiore a quello della Gran Bretagna. Cioè, se a Cavour gli avessero detto, guarda che un giorno la cosa che tu stai facendo supererà il prodotto interno lordo della Gran Bretagna, ma Cavour hanno detto, lei è un pazzo. Mi accontento di quello di Belgio, di Svizzera. Allora, però improvvisamente, quando c'è così questa costruzione, da quando questa costruzione è entrata in crisi negli anni Ottanta, noi non siamo più, da allora noi non abbiamo più culture politiche, non sappiamo più, diciamo così, non possiamo avere, imitare quelli stranieri perché hanno delle profondità, delle profonde ragioni di diversità, ma non riusciamo più a produrre culture politiche nostre, idee, cosa sia l'Italia, cosa debba essere. Tutte queste culture ce l'avevano, un'idea del paese, anche un'idea della sua storia, sbagliata, tutte quante spesso un atteggiamento polemico verso il Risorgimento, verso lo Stato nazionale, benissimo, tutte cose, ma su cui costruivano poi appunto programmi politici. Tutto questo è completamente cancellato e noi da 30 anni viviamo in un inventario di asfissia ideale e politica, ideale asfissia, e via via che l'azione, la mancanza d'aria si fa sentire, via via il sistema politico impazzisce, cioè si discrega. Io vedo così appunto la realtà italiana. Dagli anni 70 in poi. Sì, 70-80. Perché noi non siamo riusciti a capire che quel tipo di democrazia che avevamo costruito con il 46-48 era arrivata negli anni 80 ad un punto di svolta, insomma, doveva esserci una svolta. Nell'apparato costituzionale e istituzionale, nell'apparato ideologico della Repubblica, appunto, una, come dire, riconsiderazione del ruolo dell'Italia, dell'italianità, di che cosa serviva questo paese, del rapporto internazionale di questo paese, tutta una serie di cose. E invece noi, questo veniva al petto dei problemi, è avvenuto nel mentre scompariva la classe politica che aveva tenuto battesimo la Repubblica, che tutto sommato era una classe politica che era passata attraverso delle prove. Questo è il punto. E stava venendo invece al potere una classe politica che non era passata attraverso nessuna prova, che doveva il suo successo soltanto a fatto di essersi iscritta in una lineare corrente, aver fatto sempre lo yes man, lo yes woman, e alla fine si doveva essere il ministro.
nel 45, 48, 50 era potente una classe politica che aveva detto no al fascismo e quindi aveva dimostrato con la propria esperienza di non essere, diciamo così, sollecita agli adescamenti del potere, sia ad accontentare di una vita ai margini, di opposizioni, miserabili, di esilio. Quindi aveva dimostrato di avere una passione politica rispetto alla quale è stata capace di pagare un prezzo. Questa è stata una terribile selezione. E invece dopo questa selezione non c'è stata. Non siamo stati capaci di formare delle scuole, dei centri di formazione delle elite, con l'idea demenziale che una democrazia non avesse bisogno di elite. Questo c'è un regime politico che ha bisogno assoluto di elite, è la democrazia, perché altrimenti è gestito soltanto da chi ha i soldi, da chi ha comunque il potere. Sono forme di burocrazia, cioè di orientamento pubblico statale. Però non abbiamo più strutture politiche, non abbiamo più elite. La classe politica italiana si è rifugiata sotto l'Europa, sotto il controllo dell'Europa. Come tante volte nella storia italiana siamo andati a chiedere soccorso al principe straniero. Noi non sappiamo più cosa fare, abbiamo un debito fuori controllo, non riusciamo a far pagare le tasse agli italiani, abbiamo fatto un welfare che gestiamo in nome così per gli interessi elettorali dei partiti, pensaci. E così sono diventati tutti europeisti. Una delle cose più straordinarie è appunto la conversione della sinistra italiana, che è, cioè, sì, la sinistra, a una roba che era fondata sulla libera concorrenza, il pareggio dei bilanci, cioè tutto quanto teoricamente era più ostile alla sinistra. E invece tutta la sinistra è una sorta di alzare la barriera della resa culturale di oggi. Speriamo che cambi.